Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vediamo come studiare una canzone utilizzando il testo e quali sono i segni da fare per ricordarsi i vari passaggi del brano. Canta, 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 cantare in libertà. Dunque ragazzi, la prima cosa che io faccio è andare su Google. Scrivere la canzone che mi interessa, ad esempio Fai rumore testo, o anche lyrics se si tratta di inglese, ma se scrivete testo già esce, e prendete il testo, andate su un sito, ecco il testo. Ora, questo testo qua, se noi lo stampiamo così, ci stampa tutto quello che c'è, quindi che cosa facciamo? Lo selezioniamo. Ok, CTRL C, apriamo il Word e lo incolliamo, CTRL V. Ora c'è già una puntata dove io spiego come si fa a sistemare il testo sul Word, quindi vi lascio il link in descrizione in modo che la sistemate già. Una volta sistemato il testo, io vado su YouTube, scrivo, ecco ce l'ho già nelle ricerche, il titolo della canzone e andiamo ad ascoltare con il testo davanti. Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un'anima. E in questo modo vediamo se il testo è tutto giusto, perché a volte su internet ci sono degli errori. Ora io questo l'ho controllato ed è tutto giusto. Una volta che l'abbiamo controllato ed è giusto, procediamo a stampare il testo, in modo che sappiamo sicuramente che non ci sono errori, almeno che possono capitare, perché insomma sui file, su internet può capitare qualche errore, quindi correggiamo e poi andiamo a stampare. Allora, premesso che ognuno di noi ha già ascoltato la canzone più volte, 2, 3, 4 volte, in modo insomma da capire bene come fa, poi con il testo ci segniamo alcune cose. Ad esempio, perché ovviamente ci sono anche delle differenze quando lui dice le stesse cose prima e dopo, comunque ci sono delle differenze. Ad esempio, e se ti penso sono un'anima, ma siccome era più facile leggerlo, io l'ho messo qui accanto anziché a capo, perché mi dava più continuità. Ma queste sono, ho segnato delle virgole dove fa le pause. Io parlo proprio all'inizio, se uno non conosce la canzone, in modo che riesce a capire. Senza un'ombrella, qua ho capito che... Ho messo dei trattini in modo che capisco che si è staccato. Torno sempre a te. Anche qui. Torno sempre a te. Ok. Qui possiamo mettere una F, vuol dire forte. Sentite che qua rumore amico. Quindi ho messo questo segno che significa che qua alza, lo farò anche dopo. Posso sopportare questo silenzio. Quindi questo picco improvviso l'ho segnato in questo modo qua. Poi qua scende. Ok? Cioè lui fa un, si chiama ritardo questo, prima di prendere la nota giusta rimane prima nella nota bassa. Ok, andiamo avanti, sempre virgola dove lui respira. Sanno bene, siccome lo fa veloce ho unito sanno bene. Poi ognuno può mettere i segni che vuole per ricordarsi. Eccola. Come prima. Ma capisco che... Mi ricordo che ha una figura più staccata. Anche qua. Di nuovo forte. Che fai rumore! Andiamo avanti. Se il tuo amore mi conviene, non fai amore.
come prima, questo è tutto uguale. Qua alza, infatti metto una freccia che va su. Quindi fa tra me e te, anche qua fa un ritardo come prima, però lo fa più in alto. Poi qua ho scritto instrumental break, cioè un break strumentale che dura due giri interi, quindi bisogna aspettare che faccia due volte tutto il giro degli accordi e poi riprende con il ritornello sempre forte, ormai lo sappiamo. Qua cambia, è dritto. Questo silenzio è naturale e non ne voglio fare a meno. Ma qua va in falsetto, ho fatto una curva uguale, fa. Questi li ho fatti leggeri perché sono tutti in falsetto. Finisce così. Quindi come vedete, ora ma non ho fatto una linea dritta e marcata come questa perché va in falsetto questa canzone, e quindi ora ma, ok? E qua la stessa cosa, bellissimo rumore che fa. Ho fatto un giro più morbido in modo che si capisca, e poi questi sono dei segni che poi, una volta fatti, noi il giorno dopo la ricantiamo e vediamo se ci ricordiamo tutto quello che abbiamo fatto, sempre seguendo il testo. In questo modo noi sappiamo benissimo tutti i passaggi che fa la canzone e poi subito dopo, se vogliamo, possiamo anche personalizzare. Però prima dobbiamo conoscere bene il testo, ok? Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile per studiare una canzone. Se avete domande da fare, scrivetele nei commenti e io vi risponderò il prima possibile. Ciao ciao, alla prossima!